Senti dai qua. Che lunedì arriva Take Away alle 12 in punto con Alan e Daniele che schianto. Anche. E anche gli elefanti, entrate dai! Così. Grazie, mi tocco già le balle. Amici, benvenuti a questa nuova puntata di Take Away, inizio di settimana. Oggi è lunedì, siamo nel mese di aprile. Sì. Ed è per questo che diamo il benvenuto a Annalisa. Eccomi. Generale. Ciao Annalisa. Buongiorno, buon lunedì, che gioia. Posso dirti una cosa? Sei più bella di settimana scorsa. Ma cosa va. Hai fatto? Cosa hai fatto in questo weekend? No, cosa hai fatto? Penso che sia rosa. Ah, in rosa? Sì, sì. Oggi sono vestita di rosa. Sì, oggi è una rosa. Cosa che capita una volta all'anno. Credo. Rosa confetto, sì, devo sì. dire la verità. Forse alle donne piace il rosa. Oggi mi sentivo primaverile. Esatto, cioè lì è partita il momento quello dove oggi mi vesto così perché c'è un problema. No. Dai, tu vestiti come vuoi. Esatto. Per noi va bene così, anzi ti chiediamo se nel corso del weekend ti siamo mancati. Tantissimo. Ecco, cosa ti è mancato di più di tutti quanti noi? Prego. Ma mi è mancata l'allegria, la spensieratezza, così, questo piacevolissimo essere cazzoni. Esatto. Esatto. La droga no? No, la droga no, perché lei non la usa. Neanche noi. No, ho detto lei, sono cioè, certo di questo. Ma neanche noi. Beh, io sono certo dal lato ma suo. Smettila. Non so dal lato quello di là. Ciao maestrello, tutto bene? Ciao ragazzi, sto accordando la chitarra. Perfetto, bravo, perché non possiamo iniziare il programma così senza ringraziare il maestrello e la sua chitarra. Sì. Giovanni, Gile, Lauretta, Alan, il tuo weekend com'è andato? Il mio weekend è andato molto bene. Non si direbbe. Perché? Mi sembri un po'. No, allora ti dico la verità. Posso dirti la verità? Posso dirti la verità? Sì. Allora, sono andato a conoscere i parenti della mia futura. Della Feffaf? Della mia futura. Ah. Della mia fidanzata. E non li avevo conosciuti tutti. Voglio dirti che è la mamma dei tuoi figli. Sì, lo so. Che è la mamma. Per dirti, fatti un breve riassunto della tua vita. Mi sono trovato molto bene. All'inizio avevo l'ansia, sai quell'ansia quando vai a trovare. Ma non l'avevi mai visti? No. Cioè, porca ho visto troia. Solo la mamma di sfuggita. Un ciao, salve, salve, arrivederci. Da, scusami adesso. E ieri invece sono proprio. Siamo andati in fiera, abbiamo fatto la passeggiata col cagnolino. Fiera? Sì, la fiera è sempre bella. Cambia base, ti prego, dai. Ti giuro. No, perché io poi penso di condurre un programma, però cioè, quando ci sono queste chicche. Oh. Ecco, la base triste, drammatica. No, cioè tu non avevi mai conosciuto i genitori. No, e allora io ho un problema. Io faccio. Più di uno. Allora, sì, lo so, anche tu. Io faccio fatica ad andare a casa degli altri. Cioè, proprio non. Ma dai, non lo so, non riesco, non ce la faccio, mi sento fuori luogo. Ma da dove nasce questo problema? Perché sto bene a casa mia. Io sto troppo bene a casa mia. Allora, cioè, E allora. Però ieri ho preso il coraggio di Indiana Jones. Certo. E sono andato, ho fatto questa cosa. Anche perché comunque fra un po' deve nascere mio figlio. Ma posso sapere di dove sono, se sono a città? Sì, di Cuggiono. Cuggiono che è dove? Cuggiono è sulla Milano-Torino. Ma io pensavo fossero, che ne so, calabresi, siciliani. Vabbè, le origini, cioè, sono quelle. Ho capito, ma cioè, non riesci ad andare a Cuggiono? No, ma non è che non riesco ad andare, è proprio stare una giornata intera. Proprio che non voglio andare. No, non è che non voglio, è che sono abituato diversamente. Ho capito, ma poi quando gli appioppi il bambino o la bambina, sì. Insomma, quello che sarà, per l'amor del cielo. Cioè, lì rimpiangerai questa roba. Vabbè, di non averli conosciuti prima. Perdonami, perché tu non mi pagherai la tata? Io? Ovvio, cioè. Io ho bisogno di una badante. Una serie di badanti che ho già vagliato. Tu hai una concessionaria di badanti. Sì. Eurofari. Comunque, ritornando al discorso, è andata molto bene. Abbiamo fatto il giro in fiera. Abbiamo comprato i prodotti ma tipici. Scusa una roba. C'era la fiera a Cuggiono. Ma che cazzo vuoi? Ma non è che adesso è una fiera normale con la fiera a Cuggiono. Sì, ma ne parla. Un mercatino, no? Mercatino. Era proprio una fiera. Una fieretta. È tipo ex. La festa del paese. Festa del paese, a Cuggiono. A Cuggiono. Prodotto tipico. Adesso tipo. Di la verità, quanto stai male che avresti voluto essere anche tu con noi? Il violino e la viola sul finale. Mamma mia.
Vabbè, comunque questa è stata la tua. Questa è stata la mia domenica. È andata bene, quindi. È andata molto bene. Okay. Sì, 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 sì. Adesso possiamo decisamente cambiare registro. Sì, hai visto però la vita, la vita di una persona comune com'è? È così. Tu cosa hai fatto? Sei andata agli Oscar? Agli Emmy? Niente, io ho finito di arredare l'ufficio con IKEA. È vero. C'ho le mani a forma di brugola. Ho visto l'ufficio di Daniele Battaglia, quando me lo raccontava sembrava un ufficio di 400.000 metri quadri. 10 metri. È grosso come il mio garage. E ci sono 18 persone. È un garage. Sì. E ci sono io che dico: lavorate! Va bene, sì. Partiamo? Dai, siamo pronti. Dai, via. Dai. Poi Annalisa non mi scappa, mi racconta il suo di weekend bene. Va bene, va bene. Che non ci invita. Tanto ci penso. Signori e signore, vado a presentarvi il magnate bolognese che ha intenzione di dividere il regno delle due Bologne dal resto dell'Italia. Bene. C'è il regno delle due Bologne, dovete. No, c'è l'Emilia e la Romagna. Hai ragione. L'imprenditore che sposterà il Colosseo nella sua città nativa. A Bologna? Sta bene? Beh, sì, sì. Ma soprattutto il dittatore che dichiarerà guerra al Sud America. Perché? Perché gli ricorda fortemente la rumba di Max Brigante. Signore e signori, Daniele Battaglia. Ciao cugiono, ciao. Va bene, dai. Ma vai. Sai che Cugiono è pieno di fan di 105? Non so come mai. No, non me ne vogliono i cugionesi. No, cugionesi. Non dire le parolacce, però adesso non è che. Cugione, come si chiamano? Tutti che mi guardano lo sguardo. Annalisa, come si chiamano gli abitanti di Cugiono? Questo, sai che avevo già lo sguardo, sì, preoccupato perché non. I cugioli. Cugioli. Tu girati dall'altra parte, guarda tutti con la testa tesa. Cugiani, cugiani. Cugionesi. Cugionesi, secondo me. Cugiani. Vabbè. È bruttissimo. Se per caso di lunedì metti Radio 105, sì, trovi 105. Un bel programma che ti fa molto divertire. Sì. Ma girando su altre radio, noi siamo convinti che non esiste un programma bello come Take Away. Ma non c'entra niente! Dai ragazzi, alzate la radio che ha iniziato Take Away! Scusa, cos'è successo? Ho sbagliato tonalità, aspetta. Castello, cos'è successo? No, però qualunque cosa sia stata è stato bellissimo. Beh, ma perché mi sono emozionato. Scusa, dammi due pacche sulla schiena, un attimo. Tutto a posto. Dai ragazzi, alzate la radio che è iniziato Take Away. Siamo pronti ad iniziare tutti insieme Take Away. Con Daniele, Annalisa Caligiuri, con Lauretta, Giovanni Maggi e Gilberto. Come bello no, stare oggi stai, vai a casa, dai. Mi fa male la gola. No. Scusa, lo puoi fare tu per favore, Annalisa? Prego. Però, vai. Aspetta, vengo lì, non so il testo. Dai, vieni qua, vieni. Vengo. Ecco, va bene, dai. Cioè, tu pensa se dobbiamo. Ma che cos'è? Momento ma questo lo paghiamo. Dov'è? Allora, dov'è il testo? Lei, Annalisa canta tutto. Guarda la Lauretta che riprende. Ok, ok. Vai. Vai. Com'è bello alzare la radio e fare take away. L'importante è farlo sempre con che voglia tu. E se ti lasci non lo so più, cioè era finita qua. Hai finito? Sì. Prendi un altro c'è più bello. Il maestrello che tanti problemi ha. È lunedì. Sai che quando tu se tu bevi nel weekend, sì. Se oggi a pranzo fai un bicchiere di rosso, ti risale su tutto. Lui sì. Ha fatto il famoso bianco stamattina ed è partita così. Esatto. Io questa cosa qua la chiamo il trattamento Mario Biondi. No, ma perché? Che se devi fare le basse belle come le sue, devi andare a dormire alle 6 del mattino, bere tantissimo e poi il giorno dopo forse ce la puoi fare. Vabbè, io dovevo essere Ciotti a quest'ora, scusa. Radio 105, da Alan, da me, da Annalisa che starà con noi per un'altra settimana, ma già sento la sua mancanza. Sì, quindi così, per dire vuoi qualcosa. Fare qualcosa di più? A proposito di Annalisa, no, in generale, sì, volevo chiedere a proposito di Annalisa. Ma mettiti insieme Annalisa. Ma lei ha sarebbe che una bella coppia. Ma io purtroppo devo mantenerne due già. Vabbè, Brigante tanto non è e Nadia. Non è un problema, scusa. Vabbè, vince due senza tre e il quarto viene da sé, maestrello. No, posso fare io, cioè
il fidanzato di Annalisa. Almeno faccia, scusate, almeno faccia le serate. Scusate, ma oggi hai fatto dici, una facciamo, serata. Facciamo le serate 4, dici in gruppo. Oggi scratch. Prova a guardare un attimo in terra se c'ho una corda vocale che mi è partita prima. Oggi il maestrello scratch. Cosa ha fatto la serata con Gigi D'Agostino che parla così? È un problema. L'ha fatta con Davidone, di la verità. Esatto. Perfetto, no, ciao. Volevo dire, magari se mi fidanzo io con Annalisa, facciamo le serate insieme. Cosa no? Hai fatto no, infatti. No. Cosa hai fatto come nel weekend? No. Cosa hai fatto nel weekend? Hai fatto un incontro con i tuoi fan? Sì. Abbiamo fatto il raduno del fan club, dei fan, quelli proprio della primissima ora. Che praticamente io li conosco tutti ormai. Quelli che sanno tutto di te. Sì, è stato molto bello, mi sono divertita molto. Ti ha chiamato te? Ti ha chiamato te, Alan? No, però io ho fatto il raduno dei ragazzi, miei fan. Ragazzi, io ve l'ho detto la scorsa settimana, adesso fate finti Gil, tonti. Ti ha chiamato a te il raduno? No, io ci sarei andato, tra anch'io. L'altro. Lauretta, ti ha detto qualcosa, Annalisa? No, non mi ha detto niente. Ma non è Giovanni? Vero, l'ho detto qua l'altra settimana. A me sì, ma non ho risposto. Ah, che bello. Maestrello? No, a me zero. Comunque, se mi fai finire, Dani, prego, io ero il raduno dei miei fan. Ciao. Ero io e un mio amico di quarto Giano. Perfetto. Ci siamo divertiti tantissimo. Bene, dopo aver parlato del weekend, ma basta parlare del passato. Sì. Il futuro è adesso. Andiamo a Nuoro. Nuoro dov'è? Beh, dai. Nuoro è Sardegna. Sardegna. Chi arriva tardi a lezione zappa la terra. Bravi. La sanzione perfetta della scuola. I ragazzi dell'Istituto Superiore di Nuoro, nel giardino della scuola, vengono invitati a lavorare la terra per un'ora quando arrivano in ritardo a lezione. Allora, intanto la R sul registro l'abbiamo presa almeno tutti un paio di volte quando arrivi in ritardo, sì, ok? Sì. Quindi quando uno dice vai a zappare, io in questo più la caso, S della R, però perché la S? Sospeso. Sballato. Vabbè, comunque Francesco Cucca è il preside dell'Istituto Superiore Ciusa, ok, l'ho detto bene, liceo artistico e tecnologico di Nuoro, e ha inventato questa sanzione perfetta. Gli studenti che arrivano in ritardo a scuola o che combinano qualcosa che non va sono invitati a lavorare la terra, ok? Un ettaro di terra incolto che permetterà ai ragazzi di, insomma, far loro questo momento dedicato alle punizioni e al temprare il loro modo di essere. E i frutti di questo terreno, mangia, i frutti di questo, e chi li mangia? Cioè, li danno in beneficenza perché ha lavorato, o se li tiene il professore? Ma non lo so, il president, ma va bene. The president, ma la domanda è questa, soprattutto per voi ascoltatori: qual è stata la punizione peggiore che avete ricevuto? Non a scuola, perché la peggiore a scuola, oltre alla sospensione, immagino, insomma, non ce niente, ne siano, no? Oppure quella della nota, vabbè, ma quello entriamo in un altro discorso. Ma dai vostri genitori, cioè la punizione peggiore che avete mai ricevuto? Vi do tempo, sia Alan che Annalisa, di pensarci. Sì. E poi sì, me la dite, anche a te, maestrello, in generale, e soprattutto a voi, al 342 41 15 105, se vi va di raccontarci la punizione che magari adesso vi sembra una cavolata, ma quando eravate un po' più giovani, secondo me la fascia quella di delirio è 14 anni. 14 anni, immagino. Assolutamente. Cioè, il 14enne uomo pensa ogni 5 secondi alla gnocca e sempre lì gnocca, 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 e fa le peggio cazzate. La donna, magari, che è un po' più, un po' prima, forse 12enne, perché le donne crescono prima. Ma io non so, forse adesso sì, ma io a 12 anni pensavo ancora agli arcobaleni e unicorni, agli unicorni, come dicevamo poco fa. Esatto, quindi sì. Vabbè, pensate a questa cosa. Sì. Non voglio sapere le punizioni che cos'erano, dipingere unicorni nel cielo, però Alan, te immagino al gabbio ti hanno messo. Ma no, ti dico la verità, mio padre non mi ha mai punito, cioè poco. Perché ti ha fatto ascoltare i Pooh per molto, 40 anni. Vabbè, quella è una punizione, sì. Però è stato molto libertino, quindi sono stato molto bene. Forse per quello che sono cresciuto molto. Infatti, sai che poi le punizioni dovrebbero essere utili per far crescere in maniera decente anche la società. Cioè, la scuola dovrebbe essere in primis, però anche in famiglia bisognerebbe ogni tanto. Infatti, io che sto per diventare padre, non so poi come farò a punire mio figlio. Io ho paura per la nuova generazione. Perché? Perché tu sei uno di questi. Guarda che mio figlio diventerà il numero uno al mondo. Di cosa? Il nuovo pontefice. Oh, sì. Oddio. No. Non lo so. Con questa cosa ne parliamo, se vuoi. Va bene, andiamo ad ascoltare Bruno Mars. Aspettiamo i vostri messaggi qui al 342 41 15. Secondo me sia. Sia. Occio, perché la così, sua così sia. È brava quanto Annalisa. No, meno. Ragazzi, a estensione vocale meno, ci siamo. Meno, ragazzi. Meno, vi meno, voglio meno dire questa cosa. Meno. Sia chiaro, è così.
sia chiaro che secondo me è così. Meno, mi assumo la responsabilità di questa roba qui. Io non sono degna di essere paragonata con tanta maestria e meraviglia. Invece, io sono una grande fan di Sia. Ma invece non sappi si era capito? Come estensione vocale siamo lì, ragazzi, vi dico la verità. Poi Sia, ma sia chiaro, speriamo. Un'altra cosa che lei analizza è un po' più carina, quindi di Sia. Ma tu alleni la voce in qualche modo? Sì, venendo in radio. No, dai. Sì, è vero, esatto. A parte qua, cioè tu non è che la mattina ti alzi e vai no, cos'è? No, il mini pin a provare. Cos'era quel suono? No, scusa, cioè, cos'era quel suono? Vabbè, ragazzi, sotto la doccia. Sembriamo in questo momento veramente tre persone in una cameretta con un chitarrista che parlano. Sì, da però soli. Ti posso dire una cosa: la cameretta più ascoltata d'Italia. Va bene. Se allora, volete parlare di estensione, comunque ci sono io. Esatto. Tu che estensione non hai? Un'ottava sotto al rutto. No, tu hai l'estensione di Pippo Inzaghi. Va bene, amici. Al 342-4115-105. Oggi ho screcciato anch'io. Stavo parlando di punizioni che i nostri genitori ci hanno dato. Sì. E Annalisa ha tirato fuori una cosa molto interessante perché. Esatto. Questo preside dell'Istituto Superiore di Nuoro arriva tardi perché cosa succedeva nel arriva passato? Arriva tardi di brutto perché in realtà mio papà questa cosa qua di far venire gli alunni a far l'orto se l'ha inventato un sacco di anni fa. Capito? Allora, diciamo mio che papà tutto merito di tuo padre. Esatto. No, perché suo padre era professore insegnante di matematica per tantissimi anni e faceva proprio questa cosa qua. Magari se a scuola c'era qualche dissapore, qualcosa da sistemare. Lo picchiava. No, e diceva, sai cosa facciamo? Oggi mi viene ad aiutare a raccogliere i mirtilli, va bene? Ma infatti, guarda che tempra! E l'alunno andava. Ma serviva poi? Ha avuto risultati positivi? Ma guarda, sì, assolutamente. Cioè, proprio anche per il rapporto tra loro. Però c'è da dire che il terreno era di tuo padre. Sì, era il cascinotto. Quindi sfruttava il lavoro minorile. Andiamo a arrestare il padotto. Scherzando. Anzi, ma stai scherzando? Ci mancherebbe, anzi, vedi che è già dato un esempio ai futuri, no? Alunni. Per in questo caso capire quanto il lavoro nobilita l'uomo. Però posso dirti caso. Una cosa, Dani, adesso è tutto diverso da prima, cioè adesso se tu facessi veramente fare una cosa del genere a un alunno, l'alunno va a denunciarti, sì, diventa tutto, capito? Ma arriva, molto più complicato di prima, anche quando una volta la maestra ti sgridava, adesso se la maestra non può più neanche toccare un alunno perché sennò denunce. Ma non so, è anche una roba che ho letto in questi giorni, reintrodurre la leva militare, tutte queste cose qua. Adesso non vorrei arrivare da un eccesso all'altro, però poi quando non hai niente che ti mette un po' sulla retta via, quando non hai insomma o i genitori che sono un po' così di manica larga, la scuola un po' così, anche lì non si può far niente, non c'è più la naia e altre cose, poi uno è un po' in anarchia mode e magari succedono delle robe anche un po' spiacevoli. Però senza fare il bacchettone di questo grandissimo programma, ecco. Andiamo da Jacopo, che ha fatto o ha subito forse una punizione eccessiva, però lo può dire solo lui col senno di poi. Jacopo, come stai? Bene, grazie ragazzi. Da Montalcino, giusto? Sì, da Montalcino. Emozione parlare con voi, incredibile. Pestafa. Perfetto. Allora, cosa fai nella vita, Jacopo? Faccio l'operaio agricolo. Ok, beh, allora a questo punto sei proprio rimaniamo in tema. Sei sì. in tema. Però torniamo indietro di tanto tempo, perché hai fatto una cosa, immagino, sbagliata e tuo padre ti ha punito. Come? Come? Non mi ha parlato per 6 mesi. No, la Madonna, mamma mia. Cioè, 6 mesi, ragazzi. Quella forse anche mio padre. Non mi ha parlato, però vabbè, una settimana. 6 mesi è tanto. Ma 6 mesi, cosa, è tantissimo. Cioè, tipo, papà, vuoi la pasta? Mi rispondeva sì. Sì, vabbè, ma cosa hai fatto? Scusa, voglio sapere cosa hai fatto io per 6 mesi. Niente, per fare l'imbecille con gli amici. Io a 17 anni ho preso la macchina di un mio amico e mi sono messo a fare un po' di sgommare, un po' di strollate, e gliel'ho schiantata su un muro. Ecco, a 17 senza patente, quindi. Certo, ovvio. Eh beh, certo, mi ci mancherebbe. Sì. Che è quella roba che, devo dire la verità, non è legale, ma nel parcheggio sotto casa con la macchina per fare un po' le prove ancora, perché hai voglia di guidare. Sì. Ecco, forse le sgommate un po' eccessivo e gli hai distrutto la macchina. Sì, mezza. Forse però ecco un po' cioè distruzione della macchina. Diciamo forse 6 mesi a sto punto era pochi. No. No, sai cos'è però, Jacopo? Ma non mi ha pulito per quello. Ah, per cosa?
perché io gli ho detto: ah, sai babbo, è successo un piccolo problemino, mentre parcheggiavo la macchina di un mio amico ho preso un marciapiede, sai, gli ho rotto un braccetto, il cerchio, ho attaccato sì, un po' la carrozzeria. Sì, proprio mentre parcheggiavo. Perché ha dovuto tirar fuori i soldi per mentre parcheggiavo. Cioè, lui è poi arrabbiato del fatto piccolino, che le voci girano e una settimana dopo è venuto a scoprire che mi sono schiantato sotto lo sperone della fortezza. Beh, ma perché se no, ma si è sentito, immagino, preso per il culo e dice: è peggio tanto che mi prendi per il culo piuttosto che mi fai la macchina. Però pensa, Dani, cioè, meglio, cioè, fa più male la delusione che tu hai deluso tuo padre, infatti, che gli schiaffi da tuo padre. Ma infatti è però più brutto, eh? Dopo sei mesi, quando ti ha rivolto la parola per la prima volta, tu a quel punto hai avuto una lacrimuccia, immagino. Ma io sono rinato in quel momento. No, beh, vedi che però è servito. Sono rinato. Ma perché è stato bravissimo, perché non, io mi aspettavo, ho detto: ora mi dà una scarica di legnata e me la ricordo tutta la vita. E invece no, ti ha punito col silenzio. Punito col silenzio. Mi gridò con la bellissima cosa per la cazzata che avevo fatto, per dire cazzata, no, sì, puoi dire grande cazzata, sì. Grandissima cazzata l'ho fatto, e grazie anche alla povera anima di mio nonno, non c'è più, che ripagò i danni. Ecco, ha salvato capre. La delusione che lui provò nei miei confronti fu talmente grande, ma mi è servito di insegnamento. Infatti, ma si sente dalle tue parole, si sente insomma che è stata una cosa giusta anche nella sua brutalità, sì, la punizione. Jacopo, bravo, un abbraccio, grazie della tua telefonata. Ciao Jacopo. Grazie, ciao, davvero. Posso salutare solo una persona? Certo che sì. Giordano, ciao. Salutiamo Giordano. Allora, prima di ascoltare questa canzone, è il momento discoteca, diciamo così, leggo un po' di messaggi che sono arrivati, tipo: la punizione più grande è stata non andare in gita in terza media una settimana in Francia. Brutto, sto ancora rimpiangendo quella nota sul diario. Siete forti ragazzi, grazie. Mia madre aveva l'arsenale come i ninja. Allora, tappina volante, tra parentesi ciabatta, mappina, cucchiara, cucchiaio di legno, sì, la e cinghia. Ammazza, ma chi è? Calabrese. Kit base della mamma Calabra. Ma gli manca il nervo, cioè, il nervo è il nervo quello Terminator. Del vitello. Cos'è il nervo? Il nervo del vitello lo facevano seccare e diventava una frusta. E mio nonno ce l'ha, t'ammazza il nervo. Ma ragazzi, ma cosa state dicendo? Il nervo. Ma davvero, cosa dici? Ma che realtà è questa? È la realtà meridionale. No. È una realtà meridionale. Una volta era così. Mio padre in un litigio grosso, mentre lo provocavo, mi ha sputato negli occhi. Penso che questo è infame proprio. Cioè, sai cosa? Basta. Va bene, prego, con la discoteca. Vietato morire, Ermal Meta, qui a Radio 105. E ovviamente al 342 41 15 105 state scrivendo in maniera veramente copiosa, sì, un sacco di messaggi per quanto riguarda le punizioni che avete ricevuto dai vostri genitori. Questo è un argomento un po' di quelli che abbraccia un po' tutti, ma non sapevo che ci fossero persone che usavano, cos'è, il budello? No, il nervo. Il nervo. Ma perché Annalisa mi guarda male? Annalisa, tutte le volte è una cosa terribile. Una cosa terribile, guarda. Qualcuno può spiegare che cos'è il nervo? Perché io non lo so proprio precisamente. Prego, lo spiego io. Meno spocchia, però, perché noi non sappiamo, non è che possiamo sapere tutto. Vabbè, prego. Però, cioè, vai. Allora. Ciao. Ciao. Si va dal macellaio. Sì. E si prende il nervo, sì, dell'apparato genitale del toro. Ok. Io sto già iniziando a sentirmi male. Esatto. No. Prego, poi. Questo nervo va appeso. E seccato. Gli si attaccano dei pesi in modo che lui si tira, diventa fine e lungo fino a quando non secca, va seccato, okay, e poi diventa tipo un frustino, ma fa malissimo. Ma ragazzi, comunque è una roba tostissima, vi voglio dire. Cioè, che la usano in tanti, cioè lo usavano in tanti una ma volta. Ma cazzo, ma ragazzi, ma che cazzo di punizione? Io ho degli amici che ce l'hanno in macchina. Vabbè. Allora, amici, andiamo via. Allora, quando mia madre mi ha distrutto la memory card con dentro la Master League di ESS Pro Evolution, ragazzi, questa è una punizione di una volta mia mamma, prima di salvare il gioco, mi ricordo era Monkey Island, sua Amiga 600, mi ha tolto il dischetto. No, porca troia, ci avevo messo 3 mesi per arrivare a quel punto lì, mi ha tolto il dischetto e mi ha fatto: così impari a non studiare. Io comunque un po' di tempo fa girava un video virale di una mamma cinese, mi sembra giapponese, che spaccava la play a un ragazzino che era sempre attaccata, Sì. Arrivava
beh, gli spaccava tutta la PlayStation. Vabbè, c'è da dire che forse è meglio andare a zappare in questo caso rispetto alla notizia che abbiamo letto. Però, amici, andiamo al telefono adesso. Per quanto ci riguarda, scusami, Lauretta, ma io non riesco a leggere il nome oggi perché sai che faccio un po' di confusione con i messaggi. Abbiamo Bonnie. Bonnie, ciao! E Clive. Ciao! Ciao, ciao Bonnie! Ciao Bonnie! Bonnie, immagino diminutivo di quale nome? Preferisco non dirlo. Va via, bene, dai. Ok. No. Allora, di Bonarda? Sì. Ecco. Bonnie di Bonarda. Di Bonaccia? Bonaccia? Va bene, comunque lo scopriremo poi. Bonnie, qual è la punizione che ci vuoi segnalare? Niente, mia mamma, allora io a 12 anni fino alla seconda media eravamo tutte classi separate, quindi maschietti da una parte e femminucce. In seconda uniscono le classi, aiuto, no, io ho perso l'embolo, ho cominciato a non studiare più, a essere irascibile, prepotente, disubbidiente, di tutto e di più. E no. Allora mia mamma che fa? Mia mamma, perché mio papà aveva del bestiame, allora un mese per scolare la testa. Perché si è abbassato un attimo il tono. Un mese a pascolare le pecore. Beh, un mese a pascolare. Passava davanti al bar, rientro, l'unico bar che c'era, perché io mi vergognavo da morire. Cioè, ma ragazzi, scusa, veramente. Bonnie, li sorridono i monti. Bonnie. La signorina Bonnie si è messa a studiare, via. Ecco, diciamo che quando ci vuole, non come le. E sei diventata un dottore adesso, no? No, lavoro sempre a scuola, in mezzo ai ragazzi e bambini. Bene. Però assolutamente no. Solo che vorrei dire alle mamme di adesso di non aver paura di dare qualche cappellotto. No, non c'è bisogno di picchiare. Io ho avuto tre figli, tre nipoti, non c'è bisogno. Vabbè, ma uno schiaffo non è picchiare, No, beh, diciamo però, di non avere. E dai qualche. Dimmi. No, dicevo di non avere comunque quel timore ogni tanto di alzare la voce, perché l'affetto dei figli rimane lo stesso. Ma cioè. Sì, io ho sempre pensato che i ragazzi abbiano bisogno di quel pugno velluto e ferro, sì. Contemporaneamente. Guarda. Perché hanno bisogno comunque sia di quel velluto che li accarezza ogni momento, e loro sono sicuri di non perdere mai l'amore di genitori. E però anche delle regole. Hai ragione. Bastone la carota. Bonnie, ti dobbiamo salutare perché il tempo è tiranno. Un abbraccio, grazie della telefonata. Ciao, Bonnie. Salutaci, Clyde. No, mi hai tolto la canzone perché non ci sta. Gil, dai, non mi far sto colpo al cuore. Mettila. Non ci sta. Anche un minuto. Non sei un amico. Mettiamo dopo. È la mia canzone preferita. È la sua canzone preferita, Gil. Cioè, dai, va bene, dai, la mettiamo dopo. Comunque, ci fermiamo per un attimo. Torniamo tra pochissimo. Si chiama All Night. Questa canzone che ha scoperto Alan Caligiuri in tutto il mondo. Lui lo chiamano anche Paolo Stella. Paolo Stella? Il nostro Alan, dicevo, in generale, perché dopo che tu hai citato il suo nome, tutte le radio, anche al Festival di Sanremo, hanno omaggiato questo artista e questo balletto. Addirittura Mina ha fatto la prossima è Annalisa, ti dico, Sì, è sì, un sì. attimo. Tra l'altro, non vedeva l'ora ma di fare. Io sono sempre entusiasta. Il testo tutte le è difficile, Devi dire ogni tanto OA. Beh, però io mi impegno, penso che insomma, dopo un po' di prove ce la posso fare. Anche all night che è difficile. Allora, amici, noi abbiamo la possibilità di commentare al 342 41 15 105 un po' quello che volete. La vuoi fare adesso quella roba della risata? No, perché vorrei preparare la prima montata. Però noi intanto accenniamola che già è. Sì. Allora, abbiamo notato che ci sono un sacco di persone che hanno la risata strana. Sì, okay? Anche Annalisa, non riesce. Allora, lei non ride mai. Farla ridere, non ride mai. Ma cosa dici? Sorride, però quando gli parte proprio la ridarella, quella che non riesci a stoppare, ha una risata strana, Anche lei. Dopo possiamo vedere come ride. Comunque, vabbè, un mio amico praticamente rideva così. Allora mi è venuta l'idea, ma perché non ci facciamo mandare un po' di audiomessaggi delle risate degli amici strane? Sì, ovviamente. Sì, quelle strane. Quelle a singhiozzo, quelle. Perché?
due cose a me fanno riderissimo. Sì. La risata di un altro, quella sì, ovviamente contagiosa, sì, e la pernacchia, quella fatta però alla modalità Totò, quella proprio con la mano davanti la bocca. Quelle sì, sono le due robe che comunque nel dubbio mi fanno sempre ridere. Beh, poi c'è da dire una cosa, la risata fa sempre ridere. C'è chi ride in maniera un po' sguaiata e fa sorridere, c'è chi invece ha delle risate tipo quella di caffettiera che hai fatto prima tu. Esatto. E poi c'è quella di Annalisa che però solo in casi estremi vi faremo sentire. Però c'è anche un riassunto musicale di quello che abbiamo detto nella prima ora, che è questo, sentiamo, Dammi un calcio nel culo, dammi uno schiaffo, tirami una ciabatta. Non mettermi in punizione, ti giuro che non fumerò più un trombone. Ma che bello! Posso fare la chiusa di Facchinetti? Vai. Ok, aspetta. È stato un bel tempo, il mio tuampua. Bravo. Con a tu hai. Che vuol dire? È stato un bel tempo, il mio tempo con te. Esatto, bravo, perché tu giustamente sei di Bergamo. Esatto, certo, mi sa che Facchinetti non si può dire, eh? Non si può dire? No. Roby sì. Allora, Roby andiamo sì, avanti con un po' di messaggi che sono arrivati per chiudere l'argomento, anche perché vi anticipo, tra un pochino, dopo aver ascoltato una canzone, ci sarà la canzone di Annalisa. Oggi sì, avete qualcosa di curioso? Oppure mi volete stupire con effetti speciali? Non so, chiediamo al maestrello, perché oggi era restio a fare la canzone che gli perché ho chiesto. No, allora, perché io questa canzone la suono da quando è molto facile da suonare. Io la suono da quando ho arrivato cosa? Eric Clapton di Bergamo. No, la suono da quando ho tipo 4 anni, quindi la odio un po' sta canzone, però fatta da Annalisa mi piace molto e odio lei perché la odiamo tutti. Esatto. Annalisa, non ce la facciamo più, ma canta qualsiasi cosa. Io invece vi voglio tanto bene a tutti. Ma anche noi, scherziamo. Allora, ovviamente chiudiamo l'argomento. Avevo 15 anni, la sera prima di andare in vacanza con amici nello stesso campeggio dei miei, abbiamo festeggiato troppo, i miei amici non sono venuti. Beh, vabbè, no, ma non dai, ho capito, questa qua l'ho letta anch'io prima, non ho capito qual è la punizione. Neanch'io. Pippo, ma qual è la punizione? Non lo so, la punizione sarebbe quella di che gli amici gli hanno dato il pacco. Sì, dimmi Lauretta. No, gli amici dovevano andare con lui e i genitori di lui, e i genitori hanno deciso che andava lui da solo senza gli amici. Esatto. Ah, oddio, che brutta grazie, questa cosa. Grazie Lauretta, perché da solo non che ci sarei mai arrivata. Avevo il sangue al naso anch'io, infatti. La peggio punizione, quando in terza superiore, bocciata a scuola, mio padre non decide di picchiarmi o togliermi oggetti o cose varie, smette di parlarmi per un'intera estate, ma la cosa peggiore è che passavo con lui l'intera giornata, perché l'ho passata insieme a lui a lavorare. Quindi veramente è stata tosta. Fra da Castiglion Fiorentino. Beh, questa del non parlare mi sembra di capire la peggior punizione. Sì. L'indifferenza è forse l'arma è che funziona di più. Dovrei utilizzarla con una persona, mi viene comunque in mente. Comunque mi sono ricordato quando mi ha picchiato una volta, mio padre. Sì? Sì, quando ho fatto una rapa. Hai fatto una rapa? Una rapa. È stata una rapa detta così. No, no, prego. Però ero tipo una rapa. Un supermercato fatto famoso. Io ero molto piccolo, molto molto cioè, piccolo. Come sei rimasto adesso? Sì, no, ma ero 60. Piccolo, avevo 12 anni e c'erano delle spillette molto carine. Hai fottuto le spille? Sì, ho fottuto le spille, no, ma ero a Rimini. La cosa brutta, vabbè, perché cambia, è un altro stato, no, aspetta, quello. Ero a Rimini, avevo conosciuto dei ragazzacci, allora per diventare amico di questi ragazzacci avevo compiuto quest'atto un po' così. Mi ha portato alla sicurezza e continuava a dire: adesso chiamiamo i carabinieri, casino. Dicevo: no, i carabinieri no, vi prego. Allora ti porto da tuo padre. Allora mi prendono per mano, mi portano in spiaggia. Cioè, hai presente Kenshiro? Sì. Quando gli vengono tutte le cose. Perché secondo me è stata la figura che gli ho fatto fare di Melma davanti a tutti. Beh, tu volessi dirmi qualcosa? È un sospeso. Ma non mi sospeso vuoi dire niente? No, momentaneamente no. Vorrei. Non ti trovi come bene? Sì. Eh? Sì, vuoi che ti dico qualcosa di inutile però che fa ascolto? Ti voglio bene. Anch'io ti grazie voglio bene, grazie. Vabbè. Allora, detto questo, al 342 41 15 105 abbiamo chiuso la parentesi dedicata alle punizioni, anche se è un argomento che potremo trattare a lungo, lungo, lungo sì, nel corso dei secoli sì, dei secoli, amen. Ma è il momento dove la musica abbraccia Radio 105. Sì, dimmi. Ma prima volevo fare la conclusione. Sì. Ricordati che devi morire. No, no, che comunque nella vita sì, prima o poi
qualcuno ti darà una lezione. È vero, eh? È vero. E sappi che comunque questa è una lezione che dovrebbero tenere bene a mente, sì, tutti. E quando dico Adesso ti posso dire una cosa. Visto che fai cantare Annalisa, sì, io che sono in una cameretta mi metto lì a dormire. Ciao. Ok, va bene. Allora, no. Alan, siediti sul letto, per favore. Sì, allora ti dico una cosa. Secondo me, questo è uno dei momenti dove veramente nella radiofonia italiana tutti dovrebbero dire che è bella questa cosa. Perché abbiamo un artista che si mette in gioco. Con te che fai vedere il sedere, Alan. Che non è il caso. Un sedere, sono sdraiato. A parte poi Annalisa, tirati sui pantaloni. Ma Annalisa, puoi dire con bel sedere, cortesemente? No, no. No, è brutto? Dimmi, guarda, che è brutto. No, veramente. No, no, è una brasiliana. È bellissimo, l'importante è che te lo copi. Okay, ecco, esatto. Allora, adesso il maestrello si è preparato. Abbiamo il testo che è stato appena sfornato. È diventata tutta rosa. Non dovevo fare. Ecco, sì, infatti... c'è, chiappe al vento così, c'è. Non me l'aspettavo. Va bene. Allora, siamo pronti perché andiamo anche sui social, ve lo dico, amici. Che ci seguite sulla pagina sia di Facebook che di 105 Takeaway su Instagram. Siamo pronti? No, quindi le mie chiappe sono andate su social? Non lo so, adesso vediamo. Male. Questa la tagliamo, diciamo, no, per quelli che guardano. No, perché quella telecamera puntava dritto proprio in mezzo. Quindi no. Infatti io, vabbè. Che cos'è la canzone che farete? Allora, la canzone si intitola Il tempo di morire. Ok. Conosciuta come motocicletta. Perché esatto, perché sbagliamo. Siamo già in clima Sarababbi, mi sembra di capire. Allora, visto che io vorrei comprarmi una moto e non posso fare dei placement, sì, se successivamente alla prima strofa tu dopo motocicletta ci metti Ducati, okay, mi fa un piacere se lo va dici bene. Tu, va bene, grazie, grazie mille. Ducati deve dire? Sì, deve dire Ducati. Ducati, okay. Esatto, grazie. Sono già tre moto, ragazzi, ve lo dico. No, magari. Partiamo, vai! Motocicletta Ducati 10 HP, tutta cromata, e tu a 16, sì, mi costa una vita, per niente la darei. Sicura? Ma ho il cuore malato, e so che guarire. Non dire no, 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 no. Non dire no, 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 no. Non dire no. Non dire no. Lo so che ami un altro. Infame, infame, infame. Ma che ci posso fare? Gli schiaffi, schiaffi, schiaffi. Io sono un disperato. Perché ti voglio amare. Amaci. Perché ti voglio amare. Perché ti voglio amare. Perché ti voglio amare. Stanotte, adesso, se mi basta il tempo di morire tra le tue braccia così. Così, 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 no, così. Domani puoi dimenticare, domani, ma adesso, adesso dimmi di sì. Mettimi sta pustepo parapepu. Sparapupepu popu Ducati. Grazie. Bravo. Bravi tutti e tutti. Annalisa, noi non ti sopportiamo più. Ducati. Sei troppo brava, sei troppo brava. Cioè, non ti sopportiamo più, veramente. Cioè, lei arriva qui con il testo che le è stato consegnato il secondo prima e chi guarderà le immagini, sì, sì, lo vedrà. Cioè, proprio, ah, questa è, ok, cantiamo. Questa dobbiamo fare, ma così. Ma come fa? Ma come fa, tu, ragazzi? Tu ci sei mangiato un karaokista. Cioè, veramente. Sì, in effetti sì. Annalisa, sì, una domanda così. Mi sento un po'. I tuoi fan saranno felici. La prima canzone che tu ti ricordi aver cantato mai, qual era? Davanti a della gente che mi ascolta, beh, dello Zecchino d'Oro tantissime, beh, vabbè, però è... davanti a persone che mi ascoltavano, io ho cantato per la prima volta a tipo l'inaugurazione di una squadra calcistica locale, okay. La tua ragazza sempre,
Ok, Irene Grandi, bello però, Sai chi è contento ad ascoltare Annalisa? Chi? Il suo vicino quando va in doccia, lei. Beh, sì, cioè, è perfetto, c'è l'autoradio che mi si mette là, vai Anna, canta. Però bella anche la tua ragazza sempre, potremmo fare avevo 13 anni, mi sembra. Beh, una cosa così. Immagino tu un po' intimidita con tutti questi, quando c'è la pazzita, così. No, ero muta. Paonazza, e poi ho aperto la bocca solo per cantare, sono scappata via. Esatto, però tutti brava, la figlia del professore, hai visto che brava, esatto. La figlia del professore è cantata proprio così. Questa è brava. Amici, andiamo a conoscere i due partecipanti di quest'oggi. Andiamo da Antonella. Ciao Antonella, come stai? Ciao. Bene, voi come state? Bene, di dove sei? Ciao, Antonella. Allora, io sono palermitana, però abito da circa 15 anni a Funo, in provincia di Bologna. Ah, io so perfettamente dov'è, ovviamente, perché ero di Bologna pure io. Ma esatto. Detto ciò, vuoi stare con Annalisa o con Alan? Che non me ne voglia Alan, però no, con Annalisa. Viva Antonella! Va bene, allora per te un pulsantone, appena pensato dalla nostra Annalisa, che in questo momento sta guardando nel vuoto e sta pensando quello che... Prego! Allora, il mio pulsante è questo. Aucio. Lunedì è un giorno meraviglioso. Perfetto, mi sembra molto perché anche... bisogna iniziare la settimana con gioia, positività. Ma è così lungo? Cioè, lunedì è un giorno meraviglioso perché bisogna... Per facilitare. No, lunedì è un giorno meraviglioso e basta. Ok, Antonella, questo per facilitarti, ovviamente. Certo. Ecco, andiamo da Margherita, perché Margherita, giustamente, vai maestrello. Perché Margherita ama, perché Margherita il sogno, perché Margherita... È al telefono. Margherita, come stai? Pronto, ciao, benissimo, grazie. Oh Margherita, la canzone, ecco 5. Allora, no, è sparita Margherita. Margherita, di dove sei? Io sono di Monza, ecco. Ma abito a Maranello da 10 anni. Maranello, quindi sì, esatto. Allora starai con Alan. Hai la Ferrari? Certo. Modellino, va bene. Sì. Non le regalano lì a Maranello. Quando abiti a Maranello non te la dai il sindaco di Maranello? Non penso proprio. Però Margherita, tu starai con Alan, spero sia cosa gradita. Molto. Ecco, va bene, ok, ecco il pulsantone. Allora, visto che è una frase, scelgo lei, le scelgo anch'io. Prego, sì. Mimmo è un mio amico ed è carico. Perfetto. Allora, detto questo, andiamo a provare i pulsanti. Annalisa, abbracciami. Scusa, che schifo, ragazzi. Io ho il vomito quando fate queste cose. Allora, andiamo a provare il pulsante di Antonella, vai. Lunedì è un giorno meraviglioso. Perfetto, prova pulsante Margherita. Mimmo mio amico ed è carico. Perfetto. È bellissimo. Qual è il leitmotiv di questa puntata? Allora, il leitmotiv sono le canzoni che canti quando sei in punizione. Ho situazioni, capito. Cose. Okay. Belli gli indizi, no? Musica! Lunedì è il giorno meraviglioso. Grande Antonella! Bene, allora lunedì andiamo da Antonella. Senti, che ormai io non parlo più un italiano, cioè nel senso parlo una lingua. Il Klingon parlo. Allora, ti sei prenotata, la sai? Sì, in questo momento mi sfugge, però la so. Vuoi un mini aiuto per evitare di fare l'errore? Sì, grazie, Annalisa. Ok, allora senti, l'hai visto Guerre Stellari? Non è uno dei miei film preferiti. No, però ti ricordi il lato oscuro? Il lato oscuro della vita. No, ma sì, anche. Anche perché e poi ci sono persone deboli e persone che invece sono niente, i secondi. Il contrario. Niente. Quindi la canzone. Comunque vita era giusto, cioè certo. Ce n'è dentro. Certo. L'ha detto lei. L'ha detto. La forza della vita. Brava! Adesso spiegatemi una cosa. Bravissima. Gil, perché mi guardi? Ma mi sfuggiva il titolo. Esatto, no, ma è vero, tra l'altro la vogliamo cantare 5 secondi, prego. Quando toccherai e al fondo con le dita, allora sentirai cosa
la forza della vita. Che ti, insomma, il riferimento alla vita ovviamente è nato spontaneo. A me piace la 1-0. Andiamo da quindi Antonella a dare il suo punto. E Margherita, mi raccomando, stai Margherita, lì, suona, oh, suona il pulsantone. Vai, musica. Carico. No, scusa, non abbiamo sentito, puoi ripetere il pulsantone? Va bene, è un mix, però mi sembra che si sia prenotata Margherita, lo sai? Okay. Aiuto, aiuto. Allora, è facile. Tre. Quando prendi l'aereo, c'hai la partenza e l'arrivo. Che si può chiamare anche atterraggio. No, dai. Aspetta, ah, no, hai finito il tempo. No, c'ha ragione. Dai, non scherziamo, dai. Allora, dai, è facile. Un sinonimo di arrivo. No, destinazione paradiso. Brava. Ecco, meno male che c'è arrivata lei, perché con gli aiuti eri a pezzi. Perché arrivo destinazione e poi paradiso. Sì, va bene, ci può stare, corretto Margherita. 1-1, passiamo alla prossima canzone. Musica. Bella questa. Il mio amico De Carico. Bene, andiamo ancora da Margherita, la sai? Un aiutino, perché non sono sicura sul titolo. Ecco. Allora, quando sei una coppia, anzi, quando sei un fidanzato. E come 4. Se io non avessi 7. Brava! Brava! Sì. Cioè, Lei riesce quando io gli dico, non so come fare. Allora, se io non avessi te. Fa tutto da sola, ma lei. Infatti, cioè, poi tu fai più confusione. Meno male che lei dice, no, vabbè, dai, la dico, così la dico evito io di rischiare. 2-1, mi raccomando, Antonella, perché qua si deve per forza pareggiare. Dai, Anto. Musica. Oh, beh, questo è. È diciamo una canzone bella, ma il titolo fastidioso, nel senso, ma da insomma, ma perché stai dando un aiuto? Perché comunque tu non sei il conduttore, devi fare il conduttore. Ma io sono super partes. Ma non è che sei a casa tua e fai le cose tue? E questa è casa mia. E qui comando io. Dai, allora, dai. Antonella, la sai? Aiuto. Aiuto. Ok. Aspetta che qua è difficile. Però allora, quando sei a scuola, no, e prendi un voto, quello si può chiamare anche in brava, un altro modo. Brava, è vero. Quello che bisogna, un sinonimo di voto. Bisogna averla anche nella testa. Magari, sai, i voti non proprio quelli a numeri, quelli a parole. Esatto, cioè è più giusto, tipo ottimo, è secondi, un secondi niente, sai anche tlin. Sai che in alzare la gente. Cosa ha detto? Aspetta. Giudizio universale. Ma fermi un attimo. No, ma perché devi far polemica? Fermi un attimo. Numero uno, Antonella. Fermi tutti, ho sgamato Gill che suggeriva giudizio universale. No. Qui in regia è stato tutto corretto. No, brava, Laura. Allora, no, non l'ha suggerito. Antonella, di la verità. No, Antonella, di la verità. Ma che ti succedono le cose brutte? No, bene, ha vinto. 2-2. Antonella, di la verità, devi ammettere. Giudizio, ma così. Ti ha suggerito giudizio, va bene. Allora io te lo regalo il punto perché te lo merito. Va bene, signori, pareggio, quindi 2-2. Quindi sappiate che adesso i suggerimenti non esistono, infatti, se non il passaparola da un compagno di squadra all'altro. Sì, ok, sì, prego. Merda. Schifo. Ni. Lunedì è un giorno meraviglioso. Questo è facile, eh? Allora, di tutti i giorni. Brava! Cioè, con il grande Ricky Foglia. Allora, il tuo zio, diciamo. Allora, a questo punto andiamo da Margherita, la sconfitta per veramente un istante, perché si è prenotata Antonella al volo sullo spareggio. Margherita, chi vuoi salutare? Saluto mio marito Marco, la mia bimba Arianna e tutti voi, grazie. Noi ringraziamo te per aver giocato con noi, grazie Margherita, ciao, 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 ciao. Antonella, lunedì è un giorno meraviglioso, mi sembra di capire, cioè, brava. Oh.
Grande Antonella, sei stata bravissima. Grazie. Vuoi salutare grazie qualcuno? Anche aiutato. No, ma va, non ti abbiamo per niente. No, Antonella, chi vuoi salutare? Allora, io saluto la mia piccola bimba Talia, che ha 3 anni, è a scuola, ovviamente. Saluto mio marito Thomas. Posso fare pubblicità senza che voi ve ne accorgete? Ma ci mancherebbe altro. Perché? Mi raccomando, ragazzi, andatevi a tagliare i capelli alle acconciature Il Negro a Castelmaggiore. Ecco, io ci andrei se avessi i capelli volentieri. Lo so che è un uomo, quindi andate che è un posto tranquillo. Va bene, grazie. Va bene. Ciao, buona giornata. Ciao. Simpatici, grazie. Dai, Annalisa, dimmi che sono una capra, dai. Sei una capra, Alan. Però vi ricordo che Mimmo è il mio amico ed è. A me sembra lei comunque. Chi lei? Mi sembra Annalisa. Vabbè, tutte ti sembrano Annalisa. Ma magari. No, però sembra, dai, una volta la proviamo a fare questa versione, sì, diciamo, con chitarra e voce di questa canzone. Non ma so se rende. No? Non sarebbe una brutta. Vabbè, idea. Me lo date un secondo che devo certo fare la mia domanda del lunedì velocissimo. Laura, hai fatto l'amore in questo weekend, eh? Tutto bene. Madonna, che è alta la bandiera. Gilla, hai fatto l'amore? Ahimè no. No, Gil, quel cavallo ti sta portando via troppo tempo. Te lo dico. Giovanni, hai fatto l'amore? Sì, ma da solo. Sì, ma bravo. Con quella allora, camicia. Io tutti i giorni, ma non vale. Quella camicia. Annalisa, hai fatto l'amore questo weekend? No. Questo weekend ero troppo impegnato. Io... Silenzio tutti insieme. No. Anche no, perché lei no, non è andata a correre. No, già detto no. Vabbè, no. Vale, nervoso anche, da. No, no, detto no. No, no, perché c'avevo le mie cose io. Scusa, non stavo scusa bene. Se lei portava le sue giocavate. Matteo? Io mai, ragazzi. Zero. Matteo, ma tu Alan, sei un grande Alan, tu? Chitarrista. Tu? Sì. Ma io voglio chiedere una cosa, valgono anche le altre cosine? No, no. No. Ma tu guarda che se lei è incinta non è che non puoi farlo. No, l'amore, lo so, però. Guarda che molte donne si lamentano del fatto che una volta senta incinta. Che Annalisa ha capito adesso le altre cosine cos'erano. No, sì, no, lascia perdere. Però, cioè, tu puoi tranquillamente. Vabbè, ma se io ho fatto fare anzi, altre... ti dico, lei apprezza no questa cosa che. Ma se io ho fatto. Cioè, hai capito, no? Sì, quello. Io comunque sono contento. Tu sei il felicione, vabbè, ma lei che il suo corpo sta cambiando, sì, si sì, vede sì, magari sì, meno sì bella. Sì. Perché comunque non che la donna incinta non sia bella, ma di solito no non riesce a fare sesso come prima perché sì, giustamente sì diventa in quell'istante la mamma dei tuoi bambini. Sì. Dagli due colpi e lei è felice. Ma no, ma io glieli do ogni tanto, non è che adesso non glieli do. Va bene, comunque detto questo, la poesia, no, della radiofonia. Siete dei poeti. Vabbè, ci avviciniamo allo zoo, dai. Romanticoni. Vabbè, comunque detto questo, stiamo per scegliere una canzone, anzi Annalisa sta per fare questa scelta e andiamo nel suo sì telefonino. Andiamo nel mio telefonino, nei miei ascolti mattutini. Esatto, e ci segnali cosa? Vi segnalo Janelle Monáe. Ah, Janelle Monáe. Ah, il pittore, bravissimo. Senti qualche sound, vai. Allora, prima di salutarci e di dare il via alle danze con tutte le stronzate che facciamo di solito, io voglio leggere un messaggio di Cristian da Cernusco. Prego. Che secondo me rappresenta l'essenza dell'esperienza di Annalisa qui prego a Radio 105. Prego. Esatto. Cioè, nel senso, il lato è positivo. Ciao sì, Bagai. Sì. Io di Annalisa non conosco neanche una canzone. Bene. Ma lei è davvero un fenomeno dal vivo. Che bella voce. Brava, brava, brava e ancora brava. Cristian ecco da Cernusco. Allora, Cristian, questo deve essere lo stimolo se ti ha incuriosito per sì andare a fare un minimo di ricerca musicale su Annalisa. Bravo Daniele. Sì. No? Se l'impressione è stata buona, cioè Cristian, vai su Spotify. Cioè se tanto vai mi dà ascoltare i miei dischi. Se tanto mi dà tanto funziona, no? Una si mette anche alla prova, poi no, le Annalisa, sfide sono infinite. Annalisa è una grande cantante, ma soprattutto è buona, quindi vai a vedere i suoi video. No, sì. No. No, guarda i video, anche l'ultimo vai su Spotify. No, vai anche sull'ultimo video che ha fatto. Un po' nuda? No, però balla, ci sono situazioni. Mutande, cose. Sì, no. Sì, mutande, cose. Mutande, no, c'è anche qualche mutanda. Qualche mutanda. Forse sì. Capita. E cosa diceva? Non te lo dico, dai. Pippo. Perché non la sai. Senti Pippo, senti Pippo, vai Pippo, vai. Bene, siamo Pippo pronti. Grazie Annalisa. Grazie a voi. Giovanni. Lauretta. Io ho un 5. Te Alan, ti metti adesso seduto lì sul letto, ti voglio. Sì. Tranquillo, alzi la tua radiolina. Io ho sono pronto, sì. Meno male. La musica in faccia per chiudere, come sempre, dico una cosa a te, maestrello. Cosa? Ciao. Ciao. 105 takeaway. Vi lasciamo con lo zoo di 105. Noi ci vediamo domani, sempre con Annalisa, sempre da mezzogiorno. Ciao!